I 5 Stelle sono impegnati a pulire e sistemare il Circo Massimo perché lì ci sarà il prossimo fine settimana la loro manifestazione. Non mancano però le polemiche, infatti poco fa è arrivata la notizia che non è previsto un intervento del sindaco di Parma Pizzarotti, che è una delle voci critiche del movimento. Ce ne parla Francesca Lagorio. Lo sapevo che stanotte l'AMA avrebbe pulito il Circo Massimo, ha scherzato Di Maio dopo le polemiche con il comune, anche lui, intento a ripulire l'area che ospiterà il primo grande appuntamento dei 5 Stelle dopo le europee. Saranno chiamati tutti a dare il loro contributo sull'economia e su temi importanti. Quindi anche lei pensa che insomma, il movimento debba avere un programma, ma bisogna lavorare più sui programmi? Ma per il programma basta scrivere programma M5S su Google e escono tutti i programmi. Non credo che noi non abbiamo un programma. Chi crede che non abbiamo un programma o non abbiamo fatto niente? No, l'ha detto Pizzarotti, uno di voi. Non... Infatti io l'ho invitato al Circo Massimo, può venire dal 10 al 12 ottobre qui. Ad aprire le tre giornate sarà Grillo, che ha chiamato sul palco Eugenio Bennato, una specie di convention, dicono gli eletti, racconteremo esperienze e risultati. Secondo lei qui bisogna parlare anche, diciamo, di programma politico? Anche di programma politico, certo, questo è un modo anche per parlarne di programma politico sicuramente. È qualcosa che cambierebbe o va tutto bene così? L'apertura sempre più democratica. L'apertura è sempre più democratica. Sono democratici, entro il movimento. Siamo democratici, dobbiamo esserlo sempre di più. Consegnate tutti i sacchi! Ma magari anche voi un po' di attivisti ce l'avete in meno, la raccolta fondi non è andata benissimo. La raccolta fondi non è andata benissimo perché io sempre più spesso mi confronto con persone che hanno dei grandi problemi economici. In 5 anni, ieri festeggiavamo i 5 anni della nascita del Movimento 5 Stelle, molte delle persone che ci hanno seguito e che ci hanno sostenuto, che probabilmente sono quelle meno coinvolte in questa caratteristica corruttiva e corruttibile di questo paese, oggi hanno grandi difficoltà economiche, quindi probabilmente la raccolta fondi rispecchia solamente una maggiore... Lei dice solo questo? Sì.